In Valle Antrona per immortalare uno spettacolo unico al mondo, gli Stambecchi sulla diga del Cingino. Stiamo parlando di una troupe della TV giapponese in questi giorni in zona per filmare questa peculiarità. Per la seconda volta una troupe giapponese arriva in Antrona per documentarsi su uno spettacolo unico al mondo. Sì, abbiamo avuto l'occasione di mantenere degli ottimi rapporti con questa società che gestisce tutte le TV del Giappone. È stata un'occasione importante per noi. Abbiamo collaborato bene sino dall'inizio l'anno scorso con la Nippon TV. Quest'anno invece abbiamo collaborato con la TBS, che è la TV nazionale del Giappone, proprio per seguire da vicino un documentario sugli Stambecchi del Cingino, quindi è un'importante opportunità di promozione del territorio, non solo a livello nostro locale, ma riteniamo che sia importante anche per la provincia del VCO e anche per tutta la regione Piemonte. Anche la RAI ieri ha colto l'opportunità che c'era il Giappone, però ha anticipato i tempi, è venuta ieri, ha fatto sei servizi in Valle Antrona. Tra i quali il formaggio di Cheggio, la Valle Antrona deslottizzata, lo zafferano che è l'oro rosso di Viganella. Questo per noi sono eventi fondamentali per far conoscere la valle, ma questo si lega poi al fatto che noi come amministrazione abbiamo bisogno di creare una prospettiva economica nella valle. Questa è un'unicità al mondo, quindi pensiamo di poterla offrire al turista in un modo adeguato. Ci stiamo pensando e pensiamo a breve di poter trovare delle soluzioni valide anche per poter arrivare sulla diga del Cingino.